Scene come questa sono molto comuni nei locali pubblici, forse troppo comuni, perché la crisi morde e sempre più italiani tentano la fortuna con il gioco d'azzardo e ogni anno bruciano 60 miliardi di euro per rincorrere il miraggio della vincita facile. Succede però che poi il gioco diventi compulsivo, più si gioca più si perde, più si perde più si vuole giocare e succede che ogni bar finisce per avere qualche cliente che nelle slot machine mette tutto quello che ha. Succedeva anche a Cremona nel bar Joe di Monica Pavesi. Monica nel suo bar tabacchino aveva due slot machine che macinavano fino a 50.000 euro al mese. La sua percentuale era di circa 3.000 euro. Era come se ogni mese facesse 3.500 caffè in più. Poi però, qualche settimana fa, stanca di vedere alcuni dei suoi clienti giocarsi e perdere tutto, ha detto basta e ha staccato la spina alle slot machine. E così, con quel gesto, la Monica, come la chiamano da queste parti, ha fatto la sua piccola rivoluzione. Ha dimostrato che non c'è niente che non si possa cambiare, che si può rinunciare a una parte dei propri guadagni, che il profitto non deve essere per forza ad ogni costo. Anzi, quel gesto a Monica costerà, perché oltre a perdere la percentuale sulle macchinette, forse dovrà pagare anche una penale alla concessionaria con la quale aveva un contratto fino al 2015. Ma lei oggi rivendica la naturalezza di quello che ha fatto, rifiutando di mostrarsi alle telecamere, e dice: a me piace fare caffè, parlare con i clienti, e non sopportavo più di vedere le persone che si rovinavano o di avere a che fare con chi è convinto che i soldi per vivere arrivino da quegli apparecchi. Il comune di Cremona ha deciso di premiarla. In città i malati di gioco d'azzardo sono un migliaio e più di 100 sono i casi patologici seguiti dall'ASL, persone tra i 45 e i 65 anni, per lo più donne, e anche per loro che Monica ha detto basta.